intanto tra i LED e le cose varie si vede che oggi sono le 17:34, no? Si vede anche in video, si vede anche in audio. È un giovedì di agosto, c'è il sole che va e viene, c'è stato un grande temporale, ma c'è tanta gioia qui questo pomeriggio, anche se non si evince dalle facce, anche perché ci siamo svegliati poco tempo fa, almeno io. Perché dobbiamo dare spazio ad un evento particolarmente interessante, perché quanto si esprime un cantante, fa delle cose belle, beh, insomma, bisogna anche riconoscere che bisogna darsi da fare e quindi dare la possibilità a questa ospite di oggi di esprimere la sua bella vocazione, che è quella del canto. Lillo Zaccaria dallo studio 2 di Radio Stuni, perché ne abbiamo un altro giù da queste parti, mentre siamo sopra perché qui c'è l'aria confezionata, mentre giù non c'è. Poi quando avremo più successo con il tuo brano acquisteremo anche l'altro pezzo di aria condizionata che manca giù. Va bene, a parte queste piccole riflessioni, siamo qui oggi pomeriggio per incontrare una nostra concittadina che si chiama Lucrezia Pacifico e che presenterà il suo inedito. Sono tante le visualizzazioni che le persone che stanno vedendo e ascoltando questa trasmissione. Perché? Perché adesso con questi social tutto è possibile, no? Tante condivisioni, tanti follower si chiamano. Follower, sì. E quindi tante cose che io purtroppo con la mia età non le vivo più come una volta avevamo altri mezzi per diffondere i nostri messaggi. Bene. Siamo qui per presentare questo nuovo lavoro discografico, il primo inedito di Lucrezia Pacifico, e quindi poi chissà quante condivisioni dopo questa intervista. E, addentriamoci, ecco, presentati da sola, perché ci sono persone che magari non sanno chi sei, da dove sei scappata e perché sei qui. Sentiamo. Io sono Lucrezia Pacifico, ho 29 anni e sono di Ostuni, è nato Ostuni, vivo Ostuni. E ho iniziato a studiare canto a 19 anni, però canto da quando ero bambina. Ho coltivato il mio sogno, che è quello della musica, amo cantare, e piano piano, insomma, sto ingranando e sto coltivando sempre di più questa mia passione, fino ad arrivare ad oggi. Due settimane fa è uscito il mio primo inedito. Fermati un attimo, sì. Hai detto che canti da quando eri bambina. Sì, sì. Perché questa vocazione? A casa tua cantavano i tuoi genitori? O... No, la mamma sì, quando era ragazzina, sai, cantava in casa così. E non lo so, io credo che si nasce con questa. Ti hanno regalato una radio subito? O sì, mio fratello è il cantatù. Mi regalò il cantatù e da lì sono partito. Ho detto. Quindi hai iniziato a fare la gavetta con il karaoke? Con il karaoke, sì. Esatto, sì. Con il karaoke, poi dovevo. Avevo 19 anni, volevo fare un provino alla corrida. E il mio fidanzato disse: guarda, siccome non mi sentivo sicura, fai lezione, conosco un maestro di canto, una scuola che è l'Ars Nova di Ostuni, e vai lì e comunque, no, ti fai ascoltare, così sei un po' più sicura. Da lì lui mi ha detto: guarda, mi ha ascoltato e ha detto: per me potresti fare anche il saggio qui e lì fanno il saggio a giugno, fine sì. anno, potresti fare il saggio perché sei davvero brava. E da lì ho iniziato poi a studiare canto e non mi sono più fermata. Poi sono salita sul palco per la prima volta e lì ho provato delle emozioni che sono indescrivibili e da lì è tutto iniziato. Ed oggi siamo qui a Radio Stuni per presentare questo progetto discografico. Sì. Allora, presentiamo questa canzone che si chiama... La vittima è il carnefice. Quindi è verbo. Sì. È il verbo, perché molti hanno scritto è congiunzione, ma la vittima è il carnefice. È il carnefice. Ecco, prima di entrare nel vivo della canzone e di ascoltarla per la prima volta, sia noi che gli ascoltatori, ma presentiamo chi l'ha scritta e perché l'hanno scritta questa canzone e perché l'hanno cucita sulla tua persona. Allora, l'ha scritta Onofrio Crisafulli, che è un autore della Sicilia, insieme ad Alessandro Magnisi, che è il compositore di questo brano. È un brano che è stato scritto a causa di un litigio con il datore di lavoro, quindi nasce da questo litigio e lì lui sprigiona tutte le sue emozioni su questo testo, mentre Alessandro Magnisi compone la musica.
E una parte di questo testo ce la puoi recitare a voce così normalmente? Cosa ti ricordi? Cioè praticamente sì. A cappella, ma non la devi cantare. Una stesura del testo detta dalle tue parole, insomma, con le tue parole. C'è una parte che ti piace maggiormente di questa canzone che vorresti raccontarla a livello di parlato prima di addentrarci nella canzone? Che non sa dire basta, che non sa dire resta. Quindi che non sa dire basta. Basta. Cioè praticamente è un brano, è stato scritto proprio questo litigio con del lavoro, perché molti si trovano. E tu ti riconosci in questa canzone? Beh, penso sì, in passato sì, adesso fortunatamente no, però sì, ci sono passate e penso che molti, molti ci sono. Perché anche tu hai ricevuto a questa bella età delle porte in faccia? Sì, tante. Anche tante. Sì, sì, abbastanza. Quindi soprattutto dobbiamo, nella musica anche. Dobbiamo ringraziare espressioni d'arte. Sì. Perché? Sì. Perché ti sei voltata a quella parte? Scusa, tanto non sta vedendo nessuno. Ok. Dobbiamo ringraziare espressioni d'arte perché ti hanno accolta nella loro grande famiglia e il motivo per il quale sei qui è anche grazie dovuto a loro, sì. A loro, no? Sì, grazie a loro. Quindi tante porte in faccia e una porta aperta, finalmente, quella di espressioni finalmente, d'arte. Questa è la cosa bella, no? Io li ringrazio tanto perché quello che hanno fatto e continuano a fare per me è davvero tanto. E in un anno sono cambiate tante cose nella mia vita e tante cose che sono cambiate in meglio, quindi li ringrazio i primi tanto. Incassi che farai con questo lavoro li devolverai all'associazione perché d'arte. Mi sembra giusto, no? E qui dobbiamo salutare il presidente Ruggero Cairo che oggi ha fatto mettere qui due hostess prima che tu arrivassi in radio per così dare la possibilità a quanti vengono di rendersi conto dell'illustre ospite che veniva nei nostri studi. Bene, allora altre cose che ti devo chiedere. A chi si rivolge questa canzone? A chi è indirizzata? Ai giovani, meno giovani? A tutte, a tutte le fasce di età, perché penso che tutti si possano ritrovare in questo brano, in questo testo. Ecco, ho letto anche che tua madre ha compiuto gli anni questi giorni. E quindi 15 ieri. Dobbiamo anche dedicare a lei, no? Il mio brano, sì. Anche a loro devo tanto, perché mi stanno sostenendo e mi sostengono da tanto. Quindi la mia famiglia è anche importante, fondamentale. Certo, sicuramente e li ringrazio ti saranno tantissimo. Ascoltando e vedendo in questo momento, hai detto, no, ai tuoi amici. Mi sta ascoltando anche mio fratello dalla Liguria, che saluto. Salutiamo, come si chiama tuo fratello? Carmelo. Carmelo, quindi ci sta ascoltando e ti sta anche vedendo. Hai detto di scaricare l'applicazione che consente di poter vedere chi sta qui nei nostri studi. È un altro fiore all'occhiello di Radio Stuni, no? La radiovisione che non tutti hanno e che grazie a un po' di soldi messi da parte siamo riusciti anche noi a dare questo modesto risultato ai nostri ascoltatori. Bene, che cosa accadrà? Ecco qua, mi scrivono qua, che cosa accadrà il 31 di agosto? Il 31 di agosto l'associazione organizza il trofeo. Quale associazione? L'associazione Espressioni d'Arte. Ah, sempre la stessa associazione. Sempre Espressioni d'Arte, sempre l'associazione Espressioni d'Arte organizza questo evento che è il trofeo Città Bianca e io sarò lì come ospite e canterò l'inedito lì dal vivo. Quindi, oltre a presentarlo per la prima volta qui, sarò lì all'inaugurazione. Ti vedranno direttamente le persone dal vivo quel giorno lì, sul grande palcoscenico di Piazza della Libertà, nell'atrio comunale, mi pare che si tenga. Al chiostro di San Francesco. Perfetto, sono 3 giorni di arte in tutte le sue sfaccettature, no? Fotografia, arte. E canzoni e spettacolo in genere, anche folklore, perché pare anche, che ci sia anche il gruppo folk, Le Radici del Sud. Le Radici del Sud. Poi c'è anche un bravo giornalista che si chiama Sallusio, mi pare che starà pure lui. Queste espressioni d'arte spende un sacco di soldi per pagare tutti questi artisti, come fa non lo so, ma vabbè, pazienza, poi vedremo un po' a fine anno poi quando un po' di conti, la titolare, la segretaria farà i conteggi, come si troveranno con i conti. Ci fermiamo qualche istante a riflettere, ma lo riflettiamo con la tua canzone. Allora, che cappelletto vogliamo dare prima di addentrarci in questa canzone? Che cosa vorresti? Ecco, fai tu, visto che tu sei stata anche speaker in una radio. Sì. Ecco, allora, presenta questa canzone, anche se è tua, presenta come se stessi presentando una canzone di un'altra artista.
Fai tu la speaker. Faccio l'annuncio. Fai l'annuncio. Così la regia si prepara e ascoltiamo. Ecco, tenetevi forte, alzate il volume della vostra radio. Ecco, aumentate il volume della vostra radio. Aumentate il volume della vostra radio perché adesso spariamo una canzone di quelle belle, inedite e soprattutto fresche. Aspetta un attimo, ora la lanciamo. Quanti è fatta da un gruppo musicale questa canzone o è suonata elettronicamente? Dai musicisti, tutto fatto da musicisti. Da musicisti, sì, quindi sì, tutta... sì, anche, c'è anche della parte elettronica. Perfetto, comunque. Beh, allora godiamocela, zitti zitti, aumentate la radio e godiamoci questo inedito. Siamo senza parole. Grazie. È una bella composizione, soprattutto è una bella interpretazione. Il testo è particolarmente inedito, ma l'interpretazione è molto molto importante e tu hai dato risalto a questa realtà di questo testo. Grazie. Quindi questo è un fatto importante. È successo che mentre venivi qui non mi hanno fatto ascoltare bene questa canzone perché è venuto un signore a suonare, insisteva a salire e quindi lo abbiamo invitato. Ed è venuto all'ultimo momento perché voleva rendersi conto dal vivo se effettivamente
c'era qui la cantante. Beh, le telecamere possono inquadrarlo, no? È il presidente della tua associazione che ci teneva ad essere presente, ma solo per dire due cose e poi lo lasciamo in pace. Okay. Prego, signor presidente, prego, dica pure. Buonasera a tutti. Allora, diciamo che la mia intrusione non è tanto perché volevo stare un pochino in silenzio e solo ascoltare, perché ascoltare Lucrezia e dare questo spazio a Lucrezia è molto importante e fondamentale. Volevo solo fare una piccola precisazione, perché è vero, ho ascoltato un pochino quello che si è detto. Diciamo che Espressioni d'Arte è stata un'associazione che ha dato un ruolo importante a Lucrezia Pacifico, ma non perché, perché senza Espressioni d'Arte lì non avrebbe fatto nient'altro. Allora, diciamo che tutto il talento è tutto suo. Espressioni d'Arte ha soltanto il merito di averla inserito in un contesto di gruppo dove uno dà una mano all'altro, per cui tutti insieme abbiamo cercato di poter dargli la possibilità di essere sempre più visibile e di poter far capire a tutti quanto brava fosse. Dopodiché mi tacito, ascolto e buona trasmissione ancora, io sto qui solo ad ascoltarvi. Buonasera a tutti. Grazie Ruggero, grazie. Grazie, allora rispondi a Ruggero, cosa gli vuoi dire? Sei d'accordo questa sua sottolineatura? Come ho detto prima, ringrazio dell'associazione perché comunque in un anno sono cresciuta tanto anche soprattutto grazie a loro e ovviamente grazie anche alle esperienze che ho fatto in percorsi, se pensi che tutti i soci già hanno prenotato il tuo CD, quindi significa già che insomma. Allora, questo lavoro dove si può reperire? Così almeno i nostri ascoltatori si preparano. Sì. Possono venirlo a prendere direttamente a casa tua oppure viaggia sugli store? Viaggia sugli store, su tutti i digital store che sono Deezer, Spotify, iTunes, Apple Music, oppure possono acquistare su Google Play o iTunes. Ma tanto un brano Amazon devono acquistare, un brano che costa solo, un euro. 99 lo posso dare centesimi. Di qua io così mi tengo la chiavetta che mi ha lasciato. Va bene. Quindi un euro è qualche cosa. Sì. È solo una spesa infima, se vogliamo, sì, di fronte sì. al lavoro che è stato fatto. Quanto tempo ci hai impiegato per fare questo lavoro? Diciamolo a chi non è esperto nella materia. Sì, diciamo che i tempi sono abbastanza lunghi, perché c'è comunque non è solo un brano, ma erano tanti brani e bisognava scegliere quello giusto. Quindi la scelta è stata anche difficile. E dopodiché io ho lavorato da qui, ho studiato un po' di tempo ci è voluto. E poi sono andata su a Garlasco, ho registrato all'Archimede Studio, che è lo studio del mio produttore discografico, che è Davide Maggioni. Io ho scritto qua un appunto mentre andava la canzone, con quale artista ti riconosci? Insomma, chi ti piacerebbe interpretare nel panorama degli artisti che ultimamente viaggiano sull'onda del successo? Ma mi piacciono, la maggior parte sono una che piace ascoltare tutto, e da Annalisa a Elisa, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, ascolto anche musica d'autore e... Non c'è qualcuno di mirato che magari ascolto solo quello e basta. Ma ti no? piace solo ed esclusivamente la musica italiana? No, ti piacerebbe anche cantare pezzi stranieri? Anche sì. Quindi sei anche dotata di questa... Sì, di questa... come già avevo fatto ascoltare tempo fa, anche il francese, canto anche in francese. Quindi se dovesse sentirti un produttore francese e ti dovesse destinare un suo testo, tu sei pronta a sposare anche il questa francese. Bella iniziativa. Certo. Bene, e noi siamo contenti, veramente contenti qui, e io penso che sono tante le persone che ci stanno vedendo e seguendo. A queste persone cosa ti viene da dire? Perché è importante, no? questo aspetto della presentazione di pomeriggio. Io li ringrazio tanto perché ho scoperto, soprattutto nell'ultimo periodo, che tanta gente mi sostiene, soprattutto nel mio paese, e questo è importante, ma anche al di fuori. È tanta la gente che mi scrive, che mi sostiene, continua a dirmi di non arrendermi, di continuare. E a tutti invece i ragazzi che stanno provando a realizzare i loro sogni, gli dico di non arrendersi, di continuare, perché tutto ci vuole del tempo, però il tempo poi ripaga. Prima, le cose belle richiedono sì, tempo, no? Prima di iniziare questo colloquio ci siamo sentiti un po', no, in sì. segreteria, e ti ho chiesto, ma come sono gli ostunesi? Cioè, ci sono degli ostunesi bravi e meno bravi, o è dappertutto così? Cioè, praticamente parlo del settore artistico. Beh, quelli sono un po' dappertutto così. C'è quel talento che...
che ha quel qualcosa in più, che riesce a emergere, è quello che è bravo e magari ha più difficoltà a emergere. Io ci ho messo tanti anni per arrivare a questo punto, ci ho messo davvero tanto, però quindi, di talenti Aosuni ce ne sono tanti, certo. Anche nascosti. E come, ecco, devo prendere in riferimento le parole di Ruggero, che diceva che grazie ad Espressioni d'Arte, no? Grazie alla famiglia, grazie al fulcro di tante persone che si aggiungono poi eventuali successi, no? Sì. Quindi tu adesso non sei più sola. No. Sei in una grande famiglia, esatto. Quella di Espressioni d'Arte. Esatto. Gli altri ragazzi che fanno lo stesso tuo lavoro sono soli. Quindi tu sei avvantaggiata, esatto. Rispetto a loro. Io fino a un paio d'anni fa ero anche io sola. Ognuno quindi pensa di raggiungere il successo da soli, ma da soli non si va a nessuna parte. Anzi, io credo che soprattutto nel mondo artistico, anche nella musica, la condivisione sia una cosa importante. Creare anche qualcosa insieme, fare gruppo insieme, sostenersi a vicenda sia importante. Certo, questo è un fatto molto importante. Io adesso volevo chiederti la copertina di questo CD, da chi è stata preparata, perché è molto bella, e qui ti si vede e non ti si vede. Esatto, cioè vedo e non vedo. Sì, perché questo? Ma l'hanno scelta loro, io ho mandato un po' di foto all'etichetta discografica e loro hanno preso queste e hanno realizzato la copertina. Quindi se uno vuole acquistare questa canzone basterà che veda la copertina. Esatto, veda la copertina, anche basterà scrivere Lucrezia Pacifico, La Vittima e Il Carnefice, anche su Google escono i vari store. Ecco, adesso chiediamo a Lucrezia qual è il tratto principale del tuo carattere. Il tratto principale? La determinazione. La determinazione, sono molto determinata. Ero timida, sono timida ancora oggi. Però un po' mi sto rompendo un po' il ghiaccio con la timidezza. E i tuoi amori? I miei sei amori? Sei innamorata, sei fidanzata? Sì, sono fidanzata da 11 anni. Da 11 anni. Con Antonio, che saluto perché ci sta ascoltando. E il tuo ragazzo? È contento. Che cosa pensa di questa tua, di questo segue. Tuo percorso? Mi segue. E lui che viene consigli con me ti dà? Di non arrendermi. Lui mi spinge, mi sprona ad andare avanti, perché dice tu hai qualcosa in più, quindi vai avanti. Mi sostiene, e questo è importante. Se ad un certo momento dovessero chiudersi le porte del tuo successo, che cosa faresti? Ma io continuerei a cantare comunque, che sia avere successo e cantare in Italia e riempire gli stadi o cantare qui nel mio paese, comunque l'importante è cantare per me, perché la mia vita è questo, è la mia passione, quindi e indipendentemente da come va, io sono contenta lo stesso. Tu sei figlia unica? Ho un fratello che sta in Liguria, lui sta in guardia costiera. Quindi adesso tutte le navi sono tutte ferme nel porto perché stanno ascoltando me in capitaneria, stanno tutti ascoltando me. Perfetto. Con l'applicazione. Mentre mamma e papà? Stanno ascoltando anche loro, sono fieri, orgogliosi ovviamente, e mi sostengono, sono i primi sostenitori che mi seguono. È una che grande facciamo? E bella famiglia. La riascoltiamo da capo, perché sì. le canzoni bisogna ascoltarle diverse volte perché entrino nella fattispecie della nostra memoria. E allora, regia, grazie, ascoltiamo nuovamente, ripresenta la canzone. La Vittima e Il Carnefice. Che domani non sorga solo per lamentarmi.
vivo la mia rabbia sulla tua cartigenica. Non mi curo appositamente perché odio l'estetica. Sono bella dentro e vanto tanto le mie convinzioni. Potrei dare vita a un'enciclopedia con le mie assunzioni. La vittima è il carnefice che non sa dire il basta e non sa fare festa, non sa conoscere. La vittima è il carnefice, è come verbo, boh, è come verbo. Allora chiediamo, siamo in chiusura, Lucrezia, sì. Ci dobbiamo lasciare perché i tempi della radio sono quelli che sono e tu lo sai, hai fatto la speaker. Allora, la tua canzone preferita è proprio questa? Questa la tua canzone preferita? Adesso sì. Adesso mentre questa. Prima di questa qual era la canzone che amavi? Che Elisa. Cantavi, canticchiavi di più? Elisa. Ma ti riconosci anche con la sua voce, con le sue interpretazioni? Sì, mi trovo molto bene a cantare i suoi pezzi. E il tuo peggior difetto? L'impulsività. Sono molto impulsiva, anche se sto cercando di correggere perché a volte... E se ne sono accorti a espressioni d'arte di questa tua impulsività? Non lo so, no. Non ti sei ancora... No, non mi hanno fatto ancora arrabbiare. Non ti hanno fatto ancora arrabbiare, questo è importante. E allora, prima di chiudere, ti chiediamo qual è la tua prossima sfida. La mia prossima sfida? Il disco. Mi piacerebbe realizzare un disco. Ora sto... A settembre sono in viaggio per Sanremo, Aria Sanremo Tour, che è un concorso che porta ad Aria Sanremo, che a sua volta porta a Sanremo Giovani. Quindi la mia prossima sfida è proprio Sanremo o un disco. Ma tu sei reduce da un concorso, no? Sì, Sanremo... Non ne abbiamo parlato di questo. No, Sanremo al Limite ed è un format che si tiene in concomitanza del Festival di Sanremo a Casa Sanremo, nel Palafiori. Lì ho cantato La Donna Cannone di De Gregori e lì sono stata annotata da questo produttore discografico che è Davide Maggioni, che mi ha prodotto e continua a seguirmi. E del Festival di Castrocaro? È stata una bellissima esperienza. Io sono arrivata semifinalista e lì ti sfidi con tanti grandi talenti. Ma lì talenti. Bisognava portare pezzi inediti o no? No, cover. Con le cover. Con e poi ti sei presentata? Con Io che amo solo te di Sergio Endrigo. E La Donna Cannone. Quindi sei arrivata in semifinale. Sono arrivata in semifinale, sì. Questo è un fatto importante. Sì. Io sono molto soddisfatta perché come prime esperienze importanti mi è andata benissimo, è andata bene. Sono felice, anche perché sono esperienze costruttive, lì si fanno dei master, dei corsi, ti insegnano tante cose, quindi è stata una bella esperienza. Bene, noi ti dobbiamo... ringraziare, dammi la mano. Grazie a voi. Ti dobbiamo dire grazie per aver scelto la nostra emittente per questo tuo inedito. Grazie a voi. Ringraziamo i nostri tantissimi ascoltatori che sono in questo momento attaccati, collegati sia in radio che in televisione. Sì.
e diamo appuntamento. Se volete rendervi conto e toccare con mano dal vivo questa cantante, beh, dovete essere presenti il 31 di agosto in Piazza della Libertà, al chiosco di San Francesco, comunale, perché sì, lei canterà questa canzone nel corso di che cosa? Dell'inaugurazione del Trofeo Città Bianca, un evento che organizzato, è la seconda edizione, no? Sì, organizzato da Espressioni d'Arte. Anche se questa edizione la conosco dal 1981, ce ne facevano altre, no? Sì, è stata ereditata da padre in figlio questo trofeo. Vabbè, poi ne parleremo meglio durante il trofeo. Okay. Bene, grazie ancora. Grazie a voi. Prima di congedarti ai tuoi amici, ascoltatori, fratelli, sorelle, mamme. Beh, li saluto, li mando un grosso bacio e niente, li saluto. Grazie. Grazie.